Un saluto a tutti gli amici d'Italia Medievale. Oggi abbiamo il piacere di presentare un bellissimo catalogo di una mostra conclusa da poco, dal titolo Una terra di mezzo, i Longobardi e la nascita della Toscana, a cura di Chiara Valdambrini, appena pubblicato da Silvana Editoriale. E io, come al solito, non rubo altro tempo a Chiara perché tanto ho avuto il piacere di partecipare alla mostra, di vederla e quindi posso garantire che è stato un gran bel lavoro. E poi ho voglia di sentire cosa ci racconta di questo libro. Quindi a te la parola e parlaci di questa Toscana longobarda. Prego. Grazie Maurizio e grazie ovviamente anche Italia Medievale per questo invito graditissimo. Tra l'altro è stato insomma, bello ritrovarsi dopo una parentesi estiva dove con Maurizio insomma, abbiamo avuto modo di conoscerci, lui ha avuto modo di vedere la nostra mostra e di ascoltare anche l'intervento che poi fece Elena Percivaldi per raccontare un po' la storia di questo popolo magnifico che per tanto tempo è stato forse troppo oscurato rispetto a quello che invece è la sua importanza nella storia d'Italia, ma anche nella storia poi della nostra Toscana. Come diceva Maurizio, ve lo faccio vedere, questo è il catalogo che vede la luce purtroppo soltanto dopo la fine della mostra dedicata ai Longobardi di Toscana e Alto Lazio, quindi il Ducato di Tuscia, definito da me in tolkieniana chiave Terra di Mezzo, perché effettivamente ha una storia particolare. E questa mostra che poi abbiamo ospitato presso il Museo Archeologico e d'Arte della Maremma di Grosseto ha avuto una storia un po' particolare. Da sempre nel nostro territorio le civiltà che hanno avuto importanza, che hanno avuto visibilità, sono state quelle un pochino più antiche. E quindi parlo per lo più di Etruschi e Romani, perché ovviamente quello che è il nostro territorio sicuramente ne ha tuttora rappresentanze importanti, vestigia importanti, che sono poi anche luogo di parco archeologico, di visita. E invece la storia un pochino, se vogliamo, più sfuggente, perché dal punto di vista monumentale in effetti ha lasciato molto poco, si è sempre un pochino lasciata indietro e quindi già questo è stato il primo input. Avendo io poi una formazione medievista, diciamo che insomma appena ho potuto raccontare un segmento di storia che mi riguardasse da vicino del nostro territorio, ho colto l'occasione. Il Medioevo, il piano Medioevo, i secoli centrali, anzi più verso il basso medioevo erano stati comunque oggetto di mostra l'anno precedente, quindi ci siamo spostati verso quello che è, insomma, definito ormai in maniera congiunta da tutti come alto medioevo e quindi ecco perché è nata questa mostra. In più, nel nostro museo, come dicevo prima, un museo territoriale, abbiamo delle testimonianze che vengono da necropoli scavate ormai un po' in là nel tempo, perché si parla comunque degli anni 50, del secolo scorso, anni 60, anni 50, e sono stati tra l'altro i rinvenimenti più copiosi. Un altro importante, proprio qui vicino a Grosseto, che è stato quello della città di Roselle, conosciuta per la sua importanza nel periodo etrusco e romano, invece è stato scavato negli anni 90, però erano tutti contesti un pochino datati e anche se vogliamo un pochino decontestualizzati, no? Dalla maglia narrativa generale. Per cui ho voluto valorizzare un po' quello che già il museo aveva al suo interno e l'ho fatto anche con una volontà ulteriore, quella di raccontare un segmento di territorio che andasse oltre la Maremma, quindi quello di mia pertinenza, ma toccasse poi il ducato in cui la Maremma era inserita.
Questo perché? Perché nelle precedenti mostre bellissime dedicate ai Longobardi, ricordiamo tra le ultime quella di Brescia, per non dire l'ultima, quella di Pavia, il nostro territorio, la nostra area, la nostra zona è stata toccata, ma soprattutto in quelle che sono stati i due luoghi per eccellenza che l'hanno poi rappresentata, che sono Lucca e Chiusi. E invece la mia volontà era quella di tirare le fila ed intessere ulteriormente i contatti interni a questa regione, che nasce in maniera, come si può dire, a macchia di leopardo, perché la conquista inizia, come dicevo, da punti chiave, poi lentamente si apre ulteriormente, va ad erodere sempre di più quelli che sono i confini bizantini, quelli quindi imperiali, e lentamente diventa un ducato importante, un ducato consistente, che sarà poi proprio il luogo di unione, di cerniera tra il nord e il sud. E quindi questo è stato l'intento primario, cercare quindi di ricostruire la nostra storia di una comunità che ha avuto nel suo DNA i Longobardi, perché Grosseto città, forse nell'immaginario collettivo magari si sa poco, però nasce nell'alto medioevo, non ha un passato romano, non ha un passato etrusco, ma nasce proprio in virtù di una traslazione che avviene dalla vecchia Roselle alla nuova Grosseto, che poi con il passare del tempo prenderà delle pieghe particolari che permetteranno, in particolar modo con la traslazione della diocesi a Grosseto, di acquisire il cappello di Civitas a tutti gli effetti e di diventare poi un capoluogo, perché ad oggi è il capoluogo, di tutta la nostra provincia. E quindi questo è stato l'input. Quindi questa mostra, che è stata ospite fino al 9 gennaio nelle nostre sale, che devo dire è stata veramente un grande ponte anche con la comunità, che era un po' la seconda missione che ci eravamo prefissati, perché sensibilizzare una comunità che pensa di non avere niente non è semplice. Per cui diciamo che in questo caso il museo proprio ha volutamente investito in anche un contenitore diverso che potesse risvegliare anche un po' nella comunità questa voglia di conoscere il proprio passato, la propria storia, e più che altro di prenderne atto. Anche perché la Maremma, ahinoi, ha un po' questo alone di luogo abbastanza incontaminato, dove effettivamente la natura è una componente importantissima, quindi butteri, mare, però c'è tanto altro, perché comunque quello che è il paesaggio è il risultato di trasformazioni e di interazioni tra uomo e natura. E quindi questo è un po' quello che sta a monte di questo tomo, perché è veramente un tomo, uno spessore importante. E proprio in virtù di tutti questi ragionamenti, che mi scuserete se ho fatto, ma servono un po' a spiegare poi come è stato costruito questo volume, volontariamente hanno quindi portato a un'ossatura dello stesso, a un indice, che poi è diventato effettivo da sommario a indice, che ci permetta e permetta a chiunque poi acquisti questo volume di fare il punto. Intanto sono due le sezioni che compongono il volume, una di temi più generali, sempre però poi calati nella realtà della Tuscia, però con un rapporto Tuscia-Regno, in modo che si capisca anche l'importanza di questo territorio e di come si trasforma nel tempo, di quali sono proprio tutti i cambiamenti che nelle dinamiche generali subiscono i vari luoghi, i vari insediamenti, e come si evolve poi si evolvono durante i 2 secoli, di presenza dei Longobardi, proprio le storie dei nostri insediamenti, dei nostri luoghi. E un secondo che invece racconta proprio i luoghi stessi, cercando più possibile da nord a sud della Tuscia di raccontare
raccontare tutta la dinamica generale nel processo poi di espansione che questo ducato subisce e anche poi di definitivo, in qualche modo, definitiva caduta dopo che, insomma, ai noi ne rimane soltanto uno, che è il ducato di Benevento, dopo la caduta per l'arrivo dei Franchi e quindi per l'intervento dei Franchi, che poi porterà a quello che sarà il post-Longobardi e quindi l'impero carolingio. Però ecco, tutto questo serve quindi ad andare oltre l'oggetto, perché poi i musei sono fatti di oggetti che a volte magari rimangono un po' non troppo raccontati o soltanto in parte percepiti, e quindi grazie anche alla conformazione della mostra si è cercato proprio di delineare nel catalogo poi anche la storia dei contesti. Contesti che nella mostra sono per lo più provenienti da rinvenimenti necropolari. Il mondo dei morti è quello più ricco e tuttora continua ad essere quello più ricco, perché nella mostra, a parte gli scavi che ho menzionato prima, quelli un pochino più lontani del tempo, sono confluite anche le ultime ricerche che si sono sviluppate proprio in Maremma e non solo, proprio in tutto il territorio della Tuscia. Quindi nuovo e vecchio, tra virgolette, che si fondono nuovamente in una nuova lettura e che restituiscono quindi un'istantanea, se così vogliamo, che in questi due secoli si è evoluta ed ha portato poi anche a conseguenze importanti che rimarranno in quella che è la definizione della Tuscia medievale e dell'Italia medievale. E quindi paradossalmente, grazie al volume, siamo andati poi a colmare quello che sarebbe stato solo contesto necropolare, perché per quanto ci riguarda è quello più abbondante. L'unico insediamento scavato insieme alla sua necropoli è Roselle, ma è scavato purtroppo soltanto in parte, perché per la maggioranza di tutto quello che era poi visibile in mostra purtroppo si poteva parlare soltanto di contesto comunque correlato al mondo dei morti. E invece in questo modo si è cercato così di provare un pochino a colmare quello che soltanto gli oggetti potevano soltanto in parte raccontare. E poi la pannellistica, ovviamente, che accompagnava questa mostra, le cui tematiche poi sono tutte qui dentro, perché si parlava sia di contesto territoriale che di temi generali. Faccio un esempio: l'economia, il linguaggio, quindi anche questo vocabolario che ci sembra così strano, ma invece ha permeato il nostro italiano, e noi ci troviamo sia nei luoghi che nei nomi, che nelle proprio anche in tantissime accezioni e sfaccettature ci troviamo comunque a che fare con una realtà che non ci aspetteremmo mai essere invece correlata a un popolo di ceppo germanico che poi si è fuso in tutto e per tutto con il luogo, con questa finestra che ha trovato per se stesso sul mondo, e che con diciamo i latini, chiamiamoli così, poi vengono chiamati in tanti modi, romanzi, chi più ne ha più ne metta, con gli autoctoni, diciamo così, almeno siamo un pochino più precisi, diventa veramente una commistione di culture che poi non sarà più divisibile, no? Diventerà imprescindibile, e sarà veramente, è la prima forma forte, a mio avviso, di integrazione fra due dimensioni, quindi fra un popolo migratorio, conquistatore, se vogliamo, in parte, poi invece un popolo che ha saputo davvero sfruttare questa presenza, e la presenza anche dell'impero bizantino, di coloro che hanno potuto trasmettere molto e dare tanto, unitamente a quello che è stato poi la loro evoluzione anche in ambito religioso. Sappiamo che, insomma, i Longobardi, dal loro culto di Odino, arrivano prima ad essere ariani e poi, grazie a Teodolinda, ad essere, insomma, cristiani. Quindi ecco,
Diciamo che i Longobardi anche in Toscana hanno davvero lasciato una impronta fortissima sotto tutte le dimensioni. E la Toscana che aveva il corridoio bizantino lì e il mare, quindi è stata una delle ultime, se vogliamo, realtà ad essere davvero poi completata, cioè presa in tutti i suoi confini. E quindi questo essere terra di mezzo la fa essere al centro di attenzione anche di eventi storici, perché ovviamente l'archeologia ci racconta una dimensione macro, non ci racconta una dimensione micro che invece ci arriva dalla storia, dall'archeologia non si riesce a percepire tutto, ma dalla fusione poi di queste doppie informazioni davvero si riesce a dare poi un'idea complessiva e complessa anche di quello che è stato tutta la trasformazione che poi è avvenuta qua. Ma si parla anche di persone normali, perché di comunità fatte di uomini, non solo di gastaldi, non solo di duchi, non solo di re, ma anche di uomini normali, e questo lo evinciamo dallo studio che è stato fatto in più contesti che poi trovate qua sulle ossa dei nostri defunti. Quindi sappiamo, ad esempio, di pratiche particolari di cui si sa, insomma, anche da altri contesti rinvenuti in Italia e non solo, anche nel Barbaricum, ad esempio, di pratiche che non erano solo gote, ma afferenti anche poi a quella che è stata la comunità, insomma, longobarda. Quindi questa abitudine di, in alcuni casi particolari, quando si ha a che fare con una elite, quindi con un qualcuno che è molto importante, si attuano delle pratiche di trasformazione fisica, e nel nostro caso ospitavamo infatti tre testimonianze di deformazione cranica provenienti da Chiusi, che ci raccontano quindi come questa pratica fosse presente anche nel territorio italiano e nel nostro territorio di Tuscia in maniera importante, perché comunque sia il contesto di Chiusi, ma anche di Santa Mostiola, scavato tra l'altro recentemente, ci hanno restituito queste informazioni. Ma non solo, si parla anche di comunità invece che hanno avuto malnutrizione, che hanno avuto una vita dura, che hanno camminato molto anche in strade impervie, che hanno fatto molti lavori usuranti, che comportavano uno stare anche in posizioni usuranti, come quella di stare inginocchiati. Quindi diciamo che attraverso la mostra e tutti i contributi confluiti in questo catalogo si arriva davvero a conoscere quasi il nostro antenato, perché si è cercato di raccontare una società complessa, ma al contempo di arrivare poi all'unità minima di questa società complessa, e quindi di restituire veramente una fotografia proprio che potesse essere più vivida possibile di questo popolo. Dico solo un'ultima cosa: tanti sono stati gli enti e i musei coinvolti in questo lavoro, e altrettanti, anzi il doppio, sono stati gli autori, quasi tutti archeologi, che hanno contribuito alla stesura del catalogo. Gli enti sono stati 22, gli enti prestatori, con tutto quello che ha comportato avere dei prestiti da 22 diverse realtà, e gli autori sono stati 50. Quindi veramente è stato bello poter condividere non solo con studiosi e ricercatori locali, ma anche con longobardisti nazionali e internazionali questa fatica. E quindi siamo orgogliosi di poter dire che il nostro volume ora è acquistabile sul nostro e-commerce del sito del Museo Archeologico, ma sarà presto acquistabile anche in tutti i canali di Silvana Editoriale, che ovviamente è la casa editrice che ha gestito insieme a me questo catalogo, questo volume. E poi sicuramente non posso non sottolineare che
C'è un'introduzione fatta dal professor Brogiolo che davvero ci restituisce un po', è stato l'anello congiunturale perché da esperto, insomma, di questa dinamica storica a livello nazionale e internazionale, è stato lui che ha poi tirato le fila di tutti questi 50 contributi, dando davvero già nell'introduzione un'idea molto chiara di quello che poi è il contenuto del volume, ma ci sono studiosi ovviamente di valore e di pregio che hanno collaborato veramente con vogliosi proprio anche di riprendere in mano questo dato rimasto, se vogliamo, frammentario. E invece, grazie a questo volume, si è potuto nuovamente, anche dal punto di vista proprio, degli studiosi, di trovare una nuova quadra di tutto quello che è stato il materiale che nel tempo è stato rinvenuto. E la cosa che ci tengo a dire è che è però un volume per tutti, perché nasce come catalogo di mostra volontariamente, quindi come una narrazione che va ad approfondire quello che poi è il catalogo, perché ovviamente in fondo abbiamo tutto l'apparato dedicato a quelli che erano i reperti in mostra, ma tutto quello che viene prima racconta perché questi reperti sono finiti in mostra, perché ci sono certi luoghi che partono poi dal fulcro centrale che è stato la Maremma e in maniera centrifuga, in esplosione, sono stati coinvolti in questo discorso organico e punta proprio non solo quindi a arricchire quello che è il piano generale degli addetti ai lavori, ma soprattutto le persone che sono venute a visitare la mostra o quelli che non hanno potuto farlo, potranno attraverso questo volume davvero conoscere questa storia pazzesca, perché a mio avviso è un popolo tutt'altro che banale, ma anzi veramente molto molto stimolante e quindi andare ad aggiungere un tassello in più su quello che è, insomma, la nostra storia del nostro territorio. Chiara, ti ringrazio tantissimo. A me rimane solo da ricordare il titolo in maniera tale che poi la gente corra a comprarlo. È Una terra di mezzo, i Longobardi e la nascita della Toscana, a cura di Chiara Valdambrini, che abbiamo avuto il grande piacere di avere con noi, pubblicato da pochissimo da Silvana Editoriale. Sono 480 pagine, ma non fatevi spaventare dalle dimensioni, perché è davvero un testo prezioso, ricchissimo di immagini, di fotografie, di reperti, di notizie, di informazioni, quindi correte ad acquistarlo. E io ringrazio tantissimo Chiara Valdambrini per aver accettato il nostro invito. Vi ricordo di continuare a seguire Italia Medievale sul nostro sito, che è www.italiamedievale.org, dove trovate anche tutte le altre video presentazioni che abbiamo realizzato finora. Grazie ancora e alla prossima. Grazie a te, grazie a Italia Medievale.